Il fideismo è un vero e proprio muro opposto alla fede, un muro che rende la fede assurda come quella di Bin Laden. Ma l'abbattimento delle due torri gemelle di New York fu il segno dell'abbattimento delle due torri di Dio, la fede e la ragione, per mano non dell'Islam, ma della Chiesa Cattolica, nella sua base fideista, che tolse praticamente la voce al Papa Wojtyła, che con l'enciclica Fides et Ratio aveva cercato di far sì che sulla terra venisse lo Spirito Santo della verità, la seconda persona della Trinità, in soccorso della fede nel Figlio. Quando un Papa cerca di evocare la presenza di Dio nel mondo in aiuto alla fede del Figlio, compie il gesto più grandioso che esista, compibile da un Papa. Ma quando si trova la Chiesa fideista che stronca il solo filosofo che, poggiandosi sulla ragione scientifica, riesce ad aprire il nuovo percorso verso Gesù Cristo, che dimostra proprio la perfezione della verità di Gesù nei confronti di ogni altro modello offerto alla fede, tanto che l'unità e trinità di Dio sia addirittura la legge generale che soprintende alla relatività generale di Einstein. Quando ciò accade e la fede fideista costringe costui a morire due volte perché accetta supinamente che questo martire digiuni per 57 giorni nel 1999 e per 55 giorni nel 2005, perché desidera portare al Papa il nuovo percorso, e si trova contro il muro dei fideisti che si oppone con la fede stravolta, tanto che l'abbattimento delle due torri gemelle indotte da Dio fu proprio l'esempio dato da Dio all'uomo. Voi temete quando si abbattono le due torri gemelle dell'uomo? Come dovreste temere quando si abbattono le due torri, la fede e la ragione, che un Papa Santo ha voluto erigere a favore dell'uomo? Ebbene, l'abbattimento appena fatto beato di Bin Laden è il segno di quello che sta per accadere nei confronti del muro dei fideisti. Lo vedrete.